In una società sempre più ossessionata dalla forma fisica e dal benessere da raggiungere a tutti i costi, comprese le pericolose diete fai da te che inducono a comportamenti alimentari devianti, l'associazione Cittadinanza Attiva porta nelle scuole un messaggio diverso, fatto di educazione e genuinità ed improntato al consumo della frutta nostrana. Il progetto Happy Fruit Marche, frutta e verdura nelle scuole, ha fatto tappa a Macerata presso l'affollatissima aula magna dell'Istituto Tecnico Alberico Gentili. Dunque, la mela marchigiana come chiave per ottenere salute e benessere a costo zero. È un forte messaggio che invita i ragazzi ad utilizzare prodotti di estrema qualità, frutta in assoluto, e ove possibile, questo è il messaggio che abbiamo cercato di costruire con Cittadinanza Attiva, anche l'utilizzo di frutta di produzione regionale. Siamo estremamente convinti che nella regione Marche, ma in particolare anche nella nostra provincia, ci siano produzioni di frutta estremamente qualificate e quindi attraverso questa attività che viene svolta all'interno delle scuole riusciamo, tentiamo di riuscire, quantomeno questo è l'obiettivo, di sollevare anche un settore economico che in questo momento sta vivendo una situazione che più che di difficoltà è di scarsa conoscenza. Approfittando anche di un'opportunità tutto sommato di filiera corta, perché poi se la questione sarà gestita in maniera intelligente riusciremo anche a far sì che la mela rosa o la mela in pietra che viene prodotta nelle nostre zone montane, in particolar modo nella Sinclinale Camertina, possa essere gestita e distribuita nelle scuole, creando quindi anche un importante sviluppo dal punto di vista economico di un'attività agricola che per certi versi sta attraversando un momento di crisi. Pianella, rosetta, durella, appietta, mela in pietra sono alcune tra le più antiche specie di mele tipiche del territorio marchigiano che, dopo essere quasi scomparse dal mercato, grazie a questa iniziativa sono state recuperate e sono ora oggetto di valorizzazione. Sono mele autoctone, sono mele che riscoperte da me, perché prima magari stavano su dei filari lunghi e poi c'è stata l'estirpazione di questi filari per via della meccanizzazione dell'agricoltura. Con la meditrebbia praticamente questi filari sono spariti e sono sparite anche le piante delle mele. Io me l'ho riprese, ho ripreso gli innesti e me l'ho portato su un fruttetino che è di 100 piante. Nel corso del convegno i relatori hanno svelato ai ragazzi il pericolo che si cela dietro le false immagini propagandate dai media sotto l'impulso di un mercato che per vendere i propri prodotti si serve dei maghi di Photoshop, affermando canoni estetici impossibili da raggiungere. Noi affianchiamo alla distribuzione automatica tradizionale quella di alimenti salutari. Quindi li rendiamo disponibili e non solo, affianchiamo alla distribuzione anche la comunicazione e la promozione. Questo ha fatto sì che nei casi più fortunati il 30% delle scelte di consumo dei giovani studenti si sia orientato verso i prodotti salutari. Per l'associazione Cittadinanza Attiva la tappa maceratese è la settima di un lungo tour che toccherà 28 istituti superiori del territorio marchigiano, i quali non hanno alcuna tutela nel controllo alimentare. Pensiamo che i cittadini si devono far carico in qualche modo di un bene comune, che è quello della prevenzione e della tutela del diritto alla salute. Pensiamo che con una buona alimentazione ci sia la possibilità di prevenire rischi come ad esempio quello dell'obesità giovanile, che è un rischio molto, molto grande nel nostro paese, così come la possibilità di educare i nuovi consumatori, che sono i giovani, all'utilizzo dei prodotti tipici, come in questo caso quelli delle mele, è un tema molto importante perché contribuisce non solo a rafforzare l'economia, non solo a rafforzare e tutelare l'ambiente del territorio, ma anche a far sì che si proteggano le tipicità, che sono uno dei grandi valori del nostro paese. I ragazzi hanno accolto l'iniziativa con entusiasmo, dimostrando di apprezzare attività didattiche collaterali volte a sviluppare un sano atteggiamento critico nei confronti dei comportamenti dominanti.